Lo so, io sono di un'altra epoca come origine, ma con questo tipo di lavoro sono sempre appresso ai mutamenti, ai cambiamenti della moda, della musica. E a volte monto della musica per un tenere che dico, non mi piace tanto, ma questa è la musica che va adesso e con questa musica io ti devo dare un colpo allo stomaco per dirti, vai al cinema. Che vedrai un buono spettacolo. Certo, perché poi è sempre quella musica che però passa attraverso il tuo cuore ed è il tuo cuore che poi la rivaluta, no? In base alle tue emozioni, in base alla tua esperienza. Un tempo in cui si mostra una scena e in cui la scena si sente un certo tipo di musica. Il lavoro è bellissimo, il mio lavoro è bellissimo, io sono innamorato del mio lavoro, sono innamorato del cinema, dello spettacolo. Io vado spesso tutti gli anni vado a Catania, all'Università di Catania, perché c'è un festival dei trailer dove vengono da tutta Italia qualche centinaio di ragazzi, per cui sono in mezzo a loro, parlo con loro, insegno loro certe cose, ma loro mi danno tanto insegnamento a me. Del modo di vivere, del modo di capire cosa vogliono i giovani, in quel momento io sto al loro servizio a sentire quello che mi raccontano per poi riprodurlo qui in questa saletta attraverso i miei spot pubblicitari. E tu per quali trailer hai fatto importanti nella vita? Non so, raccontami qualcuno in particolare che ti è rimasto impresso. Lo so, ne ho fatti più di 1000 e su più di 1000 almeno la metà sono importanti. Ho fatto 4 mosche di velluto grigio per Dario Argento, e la caduta degli dèi per Visconti. E ho fatto tutti, per esempio, tutti i film di Natale. Io lavoro per De Laurentiis, che adesso si è dedicato un po' al calcio, ma comunque tutti i film di De Laurentiis li ho fatti io. Vabbè, diciamo che comunque spazi dalle commedie a la commedia, al film giallo, al film di paura, al film d'amore. Per esempio in questo film, Il pesce pettine, sì. È una storia d'amore che va attraverso l'adolescenza di due giovani ragazzi che per un caso che non stiamo qui naturalmente a spiegarlo... Certo. Ma...